sensazione di essere qui. Sì, ho capito, Pedro. Ho capito. Credo proprio di avere capito quello che mi hai detto, Pedro. Sì, ho assolutamente capito quello che mi hai detto, Pedro. Ma ora, siediti accanto a me. Vuoi bere qualcosa, Pedro? Bevi qualcosa, Pedro. E ora, raccontami tutto da capo. Coraggio. Sensazione di essere qui. Ho sentito un suono. Deve essere la porta, Dolores. Sì, Pedro. Anch'io ho sentito un suono. Deve essere la porta, Pedro. Hai sentito anche tu un suono, Dolores? Vedi, Pedro, deve essere qualcuno che suona alla porta. Ascolta, Dolores, io vado ad aprire la porta perché ho sentito un suono e credo proprio che sia la porta. Ascoltami, Pedro. Voglio dirti una cosa. È meglio che vada io ad aprire la porta che ha suonato. Scusami. Oh! Alonso Gilberto Jiménez ferito per aria. Entra pure, caro. Hai visto chi c'è, Pedro? C'è Alonso Gilberto Jiménez ferito per aria. Salvo! Ascolta, Dolores. Quello che io volevo dirti l'altra sera è questa la situazione. Todo eso no me gusta. Non so cosa spara via. Poi queste mani sporcherie, non quiero tener nada que hacer. Es una cosa asquerosa. No entiendo todas las pa... Morire fra le tue braccia. Che cosa mi rispondi? Ecco, devo dirti la verità. Guarda per aria. Ci sono delle cose in quello che mi hai detto che io non ho capito. Oh, oh. Ci sono delle cose in quello che io ho detto che tu non hai capito. Sì, ecco, ci sono delle cose per aria in quello che tu mi hai detto che io non ho capito. Vuoi spiegarmele per aria? Allora, aspetta un attimo, aspetta un attimo. Capofono Radio 2, 13 itinerari del mondo dello spettacolo, scritti ed interpretati da Tullio Solenghi, Anna Marchesini e Massimo Lopez. Storia del trio. 25 anni fa noi ci siamo conosciuti così. La prima cosa che abbiamo ideato, che abbiamo pensato era questa, una tranquilla prima telefonata. Prima io e Tullio, no? Poi si è aggiunto il mostro vicino. Che era più o meno così. Pronto? 4 e 97. Pronto, Tullio, per cortesia, ore 4 e 97. Ore 4 e... E 97. E 97, scusi. Ah, sente anche le risposte. Dai, Tullio, abbassiamo. Interferisco qualche volta. Aspetta un attimo. Volevo solo... Finisco di parlare e poi ti ricordo. Il sollecito è stato inoltrato sulla linea dell'utente desiderato. Sì, va bene. Il sollecito è stato inoltrato sulla lingua dell'utente desiderato. Come te lo leggi? Cosa dici? Il sollecito è stato inoltrato sulla lingua dell'utente desiderato. Abbassiamo, Tullio. No, no, no. Abbassate così parlo più forte. Sip! No! Attenzione, signori, per cortesia. Chiamata urbana urgente, per urgente per il numero. Pronto? Ma che dice? 7, che dice? 5, 2, tu li chiamo fra 5 minuti, Tullio. Sì, ok, va bene, fra senti. 5 minuti, tanto ci sono anch'io. Senti una cosa. Ignoriamola, per favore. Ci allora, vediamo, senti, ci vediamo domattina? Sì, ti vengo a prendere io a Piazzale Clodio. Dove? Piazzale Clodio? Piazzale Clodio, 41, non c'è il numero confermato. Hai già chiamato un taxi? Chiamato un taxi, sì. Piazza Barberini, 41, viene c'è un'interferenza, ascolta, ti vieni a prendere domani alle 5. Alle 5, sì. Fatemi finire almeno la frase, non riesco neanche a finire. Lo conosci il mio nuovo indirizzo, no? Vieni tu al mio nuovo indirizzo. Sì, ti vengo a prendere io il nuovo indirizzo con la macchina. Aspetta che devo prendere mi devo mettere la sveglia che domani mi devo svegliare presto, ok? Servizio sveglia, valevole 24 ore. No, hai chiesto la sveglia. Comporre senza riagganciare l'ora di sveglia richiesta. Esempio, per le ore 4, comporre 0, 3, 9, 1. Ma se sono le 4, ma no, perché... Ma che c'entra 9, 1? Se da 9 sottraiamo 6, otterremo 4.
signorina, mettendo in evidenza la X e aprendo una parentesi grassa. Basta, signorina, per favore. Oh. Per cortesia, ci vediamo domani, vieni a prendere il nuovo indirizzo, lo sai, no? Ci sai arrivare. Ci sei arrivato. Dal 500 metri, voltare a destra. Ma anche navigatore. Se possibile, effettuare un'inversione. Anche navigatore. Ma è sempre lei, scusi. No, è mia nipote. Basta! Pubblicità. Che cos'hai, Marco? Perché ti nascondi? Mi vergogno, ho i brufoli. Niente a scuola paura. Mi chiamano Brufolo Bill. Oh, niente paura, oggi c'è Colaril. Colaril, a base di ormoni, elimina i brufoli, i punti neri, la barba e i peli sulle gambe. Allora, Marco, a scuola ti chiamano ancora Brufolo Bill? No, da quando uso Colaril mi chiamano Marisa. Spendi ancora tutti quei soldi per comprare un solo dentifricio? Fatti furba, oggi al prezzo di uno puoi portarne via due. Fatti furba, uno lo acquisti e l'altro lo metti in borsa senza farti vedere. Ma certo, anche tu da oggi fatti furba. Fatti furba. Cara, vieni, facciamo l'amore. No, preferisco non rischiare, caro. Un figlio adesso sarebbe troppo pericoloso. Niente paura, oggi c'è no. 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 L'anticoncezionale orale più usato in Italia. No. No. Con no vai tranquillo. No. 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 Trasmettiamo ora le freddure minime della notte registrate nelle principali città italiane. Cerbottana, cervo femmina di facili costumi. Ciclostile, eleganza nel pedalare in bicicletta. Petulante, colui che ossessiona il prossimo con rumori di corpo. Anche queste. Apostata, apostolo con prostata infiammata. Bigodino, orgasmo che vale doppio. Abbiamo trasmesso le freddure minime della notte. Ed ora per la rubrica Ditelo al dottore risponde in diretta il professor Andrea Boatti. Sì, pronto? Pronto, sono Andrea Boatti. Pronto, scusi. Buonasera. Buonasera. Volevo sapere... Volevo sapere, la mattina quando mi sveglio... Virgola... No, non vedo, cioè meno, vedo meno che la sera, perché siccome che sono già ciecata di mio e non riesco neanche a vedere l'ora, non so se è un fatto di pressione, perché io sbando proprio, si può dire sbando alla radio una parolaccia? No, lo può dire tranquillamente. Una parolaccia. Per esempio, quando, siccome che io ho una scala a chioccia che si è un po' infrascicato in legno, ogni mattina succede che... mi succede di ruzzolarmene i gradini e che mi appiccico al muro e con le mani, se lei vede, ci sono tutte le mie impronte vegetali che, siccome che sono ciecata, rischio sempre di scapicollarmici. Sì, di scapicollarmici, sì. Isolato per la prima volta dal professor Schaufus, il gene gamma V, responsabile dell'invecchiamento. Siamo collegati in diretta col professor Schaufus. Buonasera, professore. Ci vuole dire come è arrivato a questa prodigiosa scoperta?
Also che se può dire se gamma V, as e che il virus gamma V è nato, non nato, la radice è nato, sortito, è scoperto, ecco, nell'accezione anche di scoperto, in fondo l'ha scoperto, no? Si può dire scoperto. Sì, lo vorremmo sapere come è arrivato alla scoperta. Sì, il virus gamma V è stato scoperto. Perché è andato molto avanti e io non lo capisco, non riesco a seguire. Scusi, lei è traduttrice? Sì, sono laureata in francese, inglese, spagnolo e tedesco. Ma mi è capitato questo qui che io non lo capisco. Creda, io so. Come non lo capisco? Non capisco niente. Iniettato lo capisco anch'io. Forse in qualche cultura parla di cavi, di esperimenti. Non può neanche approssimativamente dirci cosa. Guardi, non capisco niente, lo senti, va avanti, io, tutta la buona volontà, guarda, ho portato il vocabolario, ma questo qui non capisco niente. Va bene, grazie lo stesso, professor Schaufus.